di Amburgo, la più cordiale buonasera da Bruno Longhi e Roberto Bettega. Gioca questa attesa sfida valevole per i quarti di finale della Coppa UEFA, sfida dicevamo molto attesa perché si sa ha il sapore di rivincita. Vediamo subito comunque la formazione della squadra di casa con Goltz, Moser, Schroeder, Kober, Bayazor, Perfonese, Perl, Yusufi, Furtok, Eck e Merkle. Sapete che non può giocare il brasiliano Nando, che è stato acquistato oltre ai tempi consentiti dall'UEFA, per cui questo è lo schieramento proposto da Gerd Volker Schock. Ricordiamo che l'Amburgo è undicesimo in classifica, 11 punti dal Bayern, che comanda appunto la Bundesliga, mentre la Juventus vede schiera Tacconi, Bruno, De Agostini, Galia, Brio, Bonetti, Alenikov, Barros, Casiraghi, Marocchi e Schillaci. E arriva De Agostini velocissimo, inseguito da Spurl, c'è il cross ed è una buona opportunità per Schillaci, attenzione ed è gol! La Juventus va in rete, si è un pochino impappinata la difesa dell'Amburgo, è stato bravissimo Schillaci grazie a Casiraghi ad approfittare di questa opportunità. Ma c'è stato un malinteso tra il portiere e il terzino su questo cross, su questa palla che parte, che passava, esco non esco, molto bravo Casiraghi a riuscire a tenerla in vita, a rimetterla indietro come ha potuto, ma molto bene. Lo spazio di Schillaci non era moltissimo, il portiere si è nascosto dietro la linea di porta e ha reso più agevole il compito dell'attaccante bianconero. Marocchi va al cross, ancora liberissimo, gol! Casiraghi raddoppia per la Juventus, ma vediamo che l'arbitro incredibilmente... No, ma l'arbitro non so se annulla di sua iniziativa o sta guardando... Ma non ha annullato, non ha annullato, ma è gol. È corso verso... E poi l'ha annullato. Ma l'ha annullato o no? Non riusciamo... Vediamo, intanto questa ripresa non si potrà notare, ma l'arbitro è corso verso il luogo dove Casiraghi aveva colpito, come per indicare il fuorigioco che il guardaline non aveva assolutamente segnalato. Battuto Marin, attenzione che c'è stata la deviazione del giocatore Balvanze, l'arbitro che decreta la fine delle ostilità. La Juventus dunque batte l'Amburgo per 2-0, grande tripudio sugli spalti, sventolio di bandiere bianconere, un successo meritato, un successo che avrebbe potuto essere ancor più abbondante. Ecco, noi continuiamo a proporre i commenti del dopo partita nell'attesa che il nostro Nicola Kalatopoulos raggiunga qualche giocatore a bordo campo. Ecco.